Consigliere Fiasco, io ho qualche domanda preliminare da porle prima di sentire, diciamo, le sue ragioni. Dunque, io sono andato via dopo l'invasione degli sposi che cercavano un Don Abbondio che celebrasse la cerimonia. Ma voi avete proseguito il Consiglio Comunale il 7 luglio? Sì, Angelo, abbiamo proseguito sino a mezzanotte e mezza. Ecco, la curiosità che io avevo, no? Visto che non c'era nessun assessore, ma se io avessi voluto porre un problema, non lo so, di fogne, di un problema di manto stradale e quant'altro, ma chi mi rispondeva? Il sindaco. Vabbè, ma insomma il sindaco non è che possa essere... In questo contesto il sindaco ha ritirato le deleghe agli assessori e a lui tutte le deleghe. Ma infatti io mi aspettavo che il Consiglio Comunale finisse lì. No. Quindi avete seguito a discutere con un sindaco che, parlando di fogne, che vi diceva? Se è per questo... Ecco, mi dica qualche problema che si è presentato. Ho presentato alcune interrogazioni dove ho dato io la risposta. Lei? Il sindaco non sapeva rispondermi, io mi ero documentato presso gli uffici e quindi sapevo la risposta. Cioè, un'interrogazione di chi? Dell'opposizione? Un'interrogazione dell'opposizione. Ha risposto... Mi sono risposto io da solo. Un consigliere dell'opposizione. Perché il sindaco non sapeva nulla, come il resto della maggioranza, vabbè, perché continuano a non interessarsi dei problemi della città, non andando presso gli appositi uffici a documentarsi. Vabbè, però in effetti ha chiesto la collaborazione di tutti per una nuova fase, dopo il nuovo inizio, la nuova fase. Io ho scritto l'interrogazione ed io mi sono risposto. Ah, perfetto. Oh, una cosa però che mi ha lasciato perplesso, il secondo problema, perché il primo ne ho parlato giù a Colle Pizzuto in un altro filmato, il silenzio del consigliere Casagrande, cioè... Tutta la sua arte retorica, tutta la sua affabulazione. Però al termine dei lavori mi ha confidato che voleva prendere la parola. Voleva prendere la parola, però il consigliere Carlini gli ha suggerito non parlare, Vincenzo. Perfetto. Allora, fino a questo punto mi sono chiarito un po' le idee.